Ciao ragazze, ciao. Allora, oggi vi presento il tutorial di questa card qui, una easel card che avevo già utilizzato per decorare quel pacco appunto in stile vintage ed oggi vi faccio vedere appunto come l'ho realizzata. Quindi cambio l'inquadratura, iniziamo a lavorare e ci salutiamo qui. Ciao! Allora, oggi vi faccio un tutorial di una card per la quale io ho creato un template a mano, perché ovviamente io ho la Big Shot ma non ho tutte le fustelle necessarie, e comunque questi modelli si possono creare veramente in maniera molto semplice a mano. Ve lo farò vedere in un altro tutorial più avanti. Intanto vi faccio questa card, che è poi la card che avete già visto su una decorazione che avevo fatto per un kit che mi avevano inviato. Vado praticamente a rifare il contorno di questo template che mi sono creata. Io prendo un foglio di carta, ovviamente chiara, e lo piego in due, e poi lo stesso lo vado a fare sul foglio che ho appena piegato a metà, avendo cura di lasciare una parte fuori dal disegno, per cui praticamente questo foglio, quando verrà tagliato, risulterà doppio. Quindi levo praticamente questa parte qui e comincio a disegnare da questa. Ecco qui. Adesso procedo con il taglio. Come vedete, taglieremo questa parte. Taglio anche l'altra. Allora, con una gomma da cancellare cancello le righe eventuali che sono rimaste del segno a matita su questa carta e anche su quest'altra. A questo punto passo con la spugnetta ed il tampone un beige, passo sui bordi della card. Ecco qui. E lo faccio anche in maniera un pochino più velata, però su questi bordi. Adesso dobbiamo comunque unire la card. Ora prendiamo la nostra card, quella tagliata doppia, ed andiamo a piegare un lato a metà. In maniera tale appunto da piegare una metà precisa. Allora, per fare le pieghe, ovviamente io, vabbè, adesso non ce l'ho, però si può utilizzare anche il retro delle forbici, del coltello, così via. E poi andremo ad attaccare questa card, a farla combaciare così. Per cui la card farà questo gioco. Vedete? Farà questo gioco quando verrà aperta. Ok, quindi adesso mettiamo da parte ovviamente questa parte che dovremo poi decorare in un secondo momento, ed andiamo invece a lavorare su questo frame qui. E poi ci voglio andare ad aggiungere un frame del colore questo blu turchese. Quindi cosa succede? Il frame dovrà essere interno, quindi un pochino più piccolo. Allora io riprendo il mio modello, lo richiudo seguendo le linee iniziali e vado ad effettuare un taglio di qualche millimetro più in dentro, che sia ovviamente preciso in base al taglio precedente, per cui seguo la linea del taglio precedente e vado ad effettuare questo taglio. In questo modo noi avremo un frame simile, non avendo le framelits o le X-Cut o insomma tutti questi modelli che si possono tagliare con la Big Shot. In questo modo noi avremo un modello più piccolo della stessa forma, per cui possiamo fare anche questo lavoro qui.
Ok? Allora, lo voglio tagliare un pochino più fino ancora, quindi toglierò qualche altro millimetro perché mi piace di più. Direi che ci siamo. Quindi vado a ritagliare, ovviamente a segnare questa forma sul foglio e poi l'andrò a ritagliare. Ecco qui. Allora, per dargli un attimo un tocco in più di profondità, voglio andare a ritoccarla con questo tampone. Solo per dargli poca 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 ombra. Allora, quindi la prima cosa che andiamo a fare è attaccare questo. Ecco. Allora, ho preparato questi tre stampini. Ci passo questo colore qui. Adesso faccio dei disegnini con la penna ad embosser. All'interno appunto dei disegni che ho realizzato e così possiamo andare a mettere la polverina da embosser in maniera tale insomma da far risultare qualche dettaglio. Allora, adesso ritagliamo ovviamente la figura. Ecco qui. Prendo la spugnetta che ho utilizzato e passo un pochino di verdino intorno, ma poco 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 poco. Con la spugnetta già sporca, guardate. Attacchiamo sempre con il nastro biadesivo. Con un tampone facciamo un piccolo frame. Eccolo qui. Prendiamo del nastro spessorato.
E questa intanto è la nostra parte frontale della card. Manca ancora qualcosina. Ho decorato ulteriormente aggiungendo un fiocchettino realizzato con questo nastro qui, niente di che. E poi ho aggiunto una mezza perla da questo lato. Vedete? Che aggiungerò anche da quest'altro. Poi metterò un brillantino sulla testa dell'alberello, ecco qui, e la nostra parte frontale della carta è sistemata. A questo punto attacchiamo con il nastro biadesivo su questa parte qui. Precisamente andremo ovviamente ad attaccare la parte superiore. Ecco qui, in maniera tale che poi la card si aprirà in questa maniera. Quindi, in questo caso preferisco metterci un po' di colla perché a volte tiene meglio la colla del nastro biadesivo. Qui. Ok, e questo sarà il piano di appoggio del biglietto, quindi qui dovremo mettere necessariamente qualcosa che lo farà tenere. Intanto lasciamo asciugare e passiamo alla realizzazione del fiocco di neve. Ecco qui, riaccendo le embosse. Ritaglierò ovviamente tutto intorno il timbro. Prendo del nastro biadesivo spessorato. Sto facendo questa piccola tag con un pezzettino di carta. Anche un po' asimmetrica. Aggiungerò la nostra decorazione centrale. Ancora poi con la penna vado a fare dei piccoli rigori su questa barrettina che ho inserito. Qua è la decorazione. E questo qui è il bigliettino finale. E su questo vi lascio. Ciao! Ciao!